Grazie di essere qui. E la prima cosa che volevo dire è che alcuni di voi, direi tutti, ma alcuni di voi hanno dei profili per cui potrebbero tranquillamente essere su questo palco. In un contesto come oggi e come in questi quattro giorni, l'ambizione è cercare di capire come si possono fare le cose senza preoccuparsi troppo della capacità che abbiamo sempre più come paese di raccontare, di essere fantastici nel raccontare perché le cose non si possono fare. La mia speranza è che questa scuola, e so che più o meno metà persone vengono da fuori Piemonte, quindi metà vengono da tutta l'Italia, avendo risposto a questa call, possa costituire una nuova rete di cambiamento. La cattiva notizia è che voi vi siete messi in un pasticcio perché vi interessate di tecnologie civiche e quindi di governo aperto in un momento in cui il governo aperto ha perso spinta propulsiva. Riusciamo a fare un botto di partecipazione vera sulle cose del governo? La nostra teoria è che se fai bene tutte queste, se agisci bene su tutte queste cose qua, la risposta è sì. Se lo Stato abilita i superpoteri dei cittadini vuol dire che sta cedendo potere. E quindi il dubbio è se lo Stato serve o comanda. E chiunque interpreta lo Stato come servizio sarà amico di questo, chiunque interpreta lo Stato come comando sarà nemico di questo. Il nostro scopo è quello di darvi, come dire, una panoramica su quello che sta avvenendo a livello internazionale. Our main focus is on accelerating social change by supporting other organizations to use data and technology effectively. My name is Stefan Verhulst. I'm the co-founder and chief of research of the GovLab, or Governance Laboratory. And the mission of the center is to improve people's lives by changing how we govern using technology. Innovation is not a goal, but it's a process. La cosa che ci è venuta in mente era di fare una norma a cappello che desse all'antitrust il compito di definire delle regole, un sistema di soft policy, di regole che non definite centralmente dal legislatore, ma di fatto adattate sulla base degli andamenti delle cose. La domanda è come possiamo trasformare questo potenziale che c'è in ciascuno di noi in una partecipazione significativa che faccia stare bene noi e la società. E la mia risposta, che vuole essere un po' una provocazione, è fare lobbying. Lobbying significa voice, parlare. Non mettete ordine e non fate sistema. Siccome bisogna fare sistema, è l'espressione più sentita negli ultimi 500 anni, si dice ogni 5 minuti, tutti sono d'accordo per fare sistema, fate così, non fate sistema, rendetevi utili, fate una cosa rivoluzionaria. Senza attitudine hacker, nella PA, niente Civic Tech. Public administration is not really a matter of legislation. It's not really a matter of maybe a little bit a matter of political will, but it all goes to digital skills and to the understanding of making it different. That's it. Io continuo a ribadire che i big data di per sé siano molto antidemocratici, di per sé, nel senso che di nuovo sono in mano a pochi per definizione, perché pochi riescono a gestire, pochi hanno in questo momento la capacità di gestirli sia da un punto di vista di competenze che di potenza infrastrutturale, no? Computazionale, reti e quant'altro. Quello che possiamo fare in questa fase è distribuire il più possibile l'intelligenza computazionale e distribuire il più possibile la cultura dei dati. Queste grandi sfide sociali noi le immaginavamo fino a poco tempo fa relegate a paesi in via di sviluppo. Oggi noi abbiamo grandi emergenze, sfide sociali anche nelle nostre città e nei paesi più sviluppati. Il grande tema, a mio avviso, al momento
è quello della trasformazione del welfare state. È quello dove ci sono sempre, ci sono e ci saranno sempre più risorse. È il tema rispetto a cui l'Unione Europea è molto attenta. Questa roba qua, spero arriveremo insieme a questa conclusione, ha a che fare col potere. Cioè che questa faccenda qua del civic tech, della partecipazione, come la volete chiamare, se funziona si incazza un sacco di gente. E questo è bellissimo, per cui forza.